Questo fine settimana torna l'appuntamento con Io non rischio, la campagna nazionale delle buone pratiche di protezione civile, torna anche a Firenze e ne parliamo con l'assessore alla protezione civile, Titta Meucci. Sì, Io non rischio, torna anche quest'anno nel 2022 e torna in tre piazze anziché in una dell'anno scorso. L'anno scorso c'era stata la pandemia e quindi dovemmo compattare, diciamo, l'evento, però quest'anno in tre piazze si svolgerà questa manifestazione così importante proprio nell'interesse dei cittadini, perché Io non rischio è una campagna che tiene conto di quello che oggi è considerato nell'ambito del sistema di protezione civile l'elemento forse più importante, cioè la consapevolezza del rischio da parte dell'individuo, la consapevolezza del cittadino. E quindi quest'anno, nel 2022, nelle tre piazze del Galluzzo, di Gavinana e di Novoli, i volontari cercheranno di formare, diciamo, i cittadini, di informarli per far capire quanto conti nella prevenzione una consapevolezza del rischio che si va ad affrontare. In realtà il sistema di protezione civile, come sapete, in regione, nella regione Toscana è molto ben organizzato, è un sistema che funziona, l'abbiamo visto in occasione della pandemia, l'abbiamo visto in occasione proprio di Ucraina, l'abbiamo visto anche in presenza di questi eventi atmosferici, queste alluvioni che oggi sempre più frequentemente ci colpiscono. Quindi il sistema funziona, ma ogni sistema, anche consolidato, anche ben strutturato, non potrà mai avere quell'efficacia che noi ci auguriamo di poter raggiungere senza la partecipazione del cittadino. Quindi con Io non rischio, noi puntiamo i riflettori sulla prevenzione, e la prevenzione si fa informando le persone di quegli accorgimenti che si vengono a tenere in certe situazioni di pericolo, accorgimenti anche, diciamo, non particolarmente complessi, anche semplici accorgimenti, ma che fanno sì che la gestione dell'emergenza poi possa essere più efficace. Ecco, quindi vogliamo fare un invito a tutta la cittadinanza a venire sabato 15 e domenica 16 nelle tre piazze di Firenze. Sì, io veramente invito caldamente tutti i cittadini a partecipare a questo evento, lo dico nel loro interesse, non solo nell'interesse appunto del sistema di protezione civile per poter poi essere più efficaci in un futuro, speriamo, molto lontano, Bravo. ma lo dico proprio perché ogni cittadino con la sua consapevolezza ci può aiutare appunto a rendere più efficace tutto il sistema di protezione. Benissimo, come ha detto l'assessore, allora vi aspettiamo ai Galluzzo, a Novoli e a Gavinana con tantissimi volontari vestiti di giallo, il giallo che distingue Io non rischio, e vi aspettiamo.